Salve, sono Franco Massimiliano, sono candidato al municipio e sono candidato al Consiglio Comunale di Roma. Lavoro da circa 20 anni nella sanità e per la sanità ho cercato di spendere le parole che avevo a disposizione, quelle più incisive, e visto che le competenze all'interno di questa lista sono tante e sono molto molto alte rispetto alla media che gira leggendo i vari social. Quello che posso dire è che noi abbiamo portato, io perlomeno, scusate se ho usato il noi, io ho portato Zingaretti alla regione spendendo anche l'ultima goccia del mio sudore, perché speravo in una sanità differente, un qualcosa che potesse ritutelare veramente la fascia debole di chi vive in questa regione, che tra parentesi è la regione che a livello sanitario paga il ticket più alto di tutta Italia, avendo una tassa anche regionale oltre a quella statale. L'altro giorno vedevo l'ennesimo taglio di nastro, l'ennesima foto di rito di ciò che si sta facendo a livello sanitario e pensavo ai 12 pronto soccorso che sono stati ristrutturati da questa regione. E avendo avuto esperienza di pronto soccorso, non più di qualche settimana fa, non leggevo nulla di quello che c'era scritto su quelle righe, di quello che avevo vissuto. È una realtà politica molto lontana dalla realtà cittadina con la quale dobbiamo ogni giorno fare la lotta. E a quel punto si dice che la curiosità è femmina, no, la curiosità è curiosità, appunto. Ho detto, voglio vedere questa regione, come sta tutelando i cittadini. Chiamo l'80-33-33, voglio fare una verifica, io sto male. L'ecografia addominale la stiamo prenotando ad aprile del 2017. Se con quell'ecografia addominale ti scoprono qualcosa, hai 4 mesi per programmare un attacco addominale. Le ecografie tiroidee, anche quelle l'anno prossimo, insieme a tutti gli esami diagnostici che non sono più prenotabili nella nostra regione. Tra parentesi, un ecocardiogramma o lo fai privato o non lo fai. Questa è la realtà della sanità. È questa sanità che come Comune di Roma, attraverso i nostri delegati alla sanità, dovremo andare a contrastare, perché c'è tanto, tanto scarto tra ciò che appare e ciò che è. E noi vogliamo essere dalla parte di chi ha bisogno nel momento in cui ha bisogno. Grazie.